PT è una piattaforma di comunicazione nel mondo B2B del fashion importantissima. E siamo usciti quando abbiamo visto che era una manifestazione che diventava molto ripetitiva e il rientro è stato scelto proprio per dare un messaggio molto forte alla comunità del mondo della moda. E il messaggio forte in realtà è l'evoluzione che sta facendo il brand. Noi veniamo dall'essere un'azienda sportiva di posizionamento premium. Questi due concetti hanno subito un'evoluzione enorme dal punto di vista proprio dei canoni stilistici e estetici di comunicazione, sia a livello di prodotto, come dicevo, che di immagine di un'azienda. Quindi l'azienda La Martina sostanzialmente rimane quella che era, è un'azienda che è legata e proviene dal mondo dello sport del polo, quindi è uno sport ma allo stesso tempo chic e elegante, perché quello è quello che è il polo. L'evoluzione va in una direzione di guadagnare delle quote di mercato su quelli dei consumatori più giovani, che hanno all'interno del loro mondo di riferimento tantissimi valori che sono comuni con quelli che La Martina ha sempre espresso, semplicemente li riconoscono all'interno di un mondo semantico diverso da quello che è stato usato negli anni precedenti. La Martina ha 35 anni come brand e quindi questa rappresenta l'evoluzione del brand andando verso la promozione di un modo di vestire che è casual ma di alto livello, non soltanto per la scelta dei materiali e per la confezione dei prodotti, ma anche per la scelta stilistica che si fa. Un'interpretazione per esempio in chiave molto più contemporanea di tutto il mondo del t-shirt, polo, felpe e outdoor, però a questo punto con delle personalizzazioni che sono proprio giocate su delle stampe, su un accostamento di colori che è molto meno tradizionale, un po' più innovativo. È un riferimento proprio a un mondo molto più contemporaneo, con anche molti riferimenti al mondo street, che sappiamo perfettamente come lo streetwear stia influenzando il mondo della moda ed è una cosa alla quale anche noi siamo molto esposti naturalmente e possiamo ben rappresentarlo nella nostra collezione. Il mondo dell'accessorio, in particolare della pelletteria, è un mondo che stiamo sviluppando, in cui stiamo investendo moltissimo, come la calzatura anche a livello stilistico, di materiali, di nuovi modelli, di funzioni d'uso diverse, proprio perché anche il mondo del consumatore da 27 a 34 anni ha diverse esigenze. Si sta diffondendo moltissimo l'utilizzo della bicicletta, per esempio, come mezzo di trasporto, quello importa e impatta sul tipo di accessorio che si può utilizzare. I materiali innovativi noi li sperimentiamo nel mondo del polo ed è abbastanza interessante vedere come molti ritrovati che abbiamo si possono applicare anche nel mondo dell'accessorio per rendere l'accessorio più funzionale o più resistente o magari con delle performance migliori di leggerezza e durata nel tempo.